Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati sul mio canale. Oggi riniziamo con la rubrica del Leggiamo Insieme. Avevo iniziato con Akotar, in tantissimi mi avete chiesto perché abbia smesso di registrare e pubblicare questo tipo di video, perché la risposta è semplicissima, sia registrarlo che editarlo impiega moltissimo tempo. Però visto che le richieste sono state tantissime, ho deciso sia di riprendere Akotar, ma potrò fare solo i primi 7 capitoli perché si può condividere pubblicamente solo il 20% di un'opera senza avere diritti, però poi ho deciso anche di iniziare, come in questo caso, una nuova, diciamo, rubrica, però il filone sarà sempre lo stesso, chiamata Discovering Books, in cui io, tramite sondaggi Instagram, trovate il link alla mia pagina Instagram nell'info box, vi chiedo che libro vorreste vedere in questa rubrica. Cosa succederà? Io vi leggerò solo il primo capitolo di diverse tipologie di libri, così voi potete capire, oltre alla trama che già sapete, oltre alla copertina che avete visto, potete anche entrare all'interno del libro e vedere com'è lo stile di scrittura, com'è la storia, la narrazione, se è in prima persona, se è in terza persona, se ci sono più punti di vista, se c'è un punto di vista. Insomma, avere uno sguardo più generale, più approfondito, per prima di acquistare un libro. Quindi oggi il sondaggio ha scelto Caraval di Stephanie Garber, l'abbiamo aspettato tantissimi, anzi per me è stata una sorpresa perché non pensavo venisse mai tradotto in Italia. La copertina è stata tenuta la stessa originale, quindi grazie mille Rizzoli per aver fatto questo regalo a tutti noi. E io direi che ci siamo già persi troppo con le spiegazioni, quindi adesso io direi di leggere la trama del romanzo, dopo procediamo con il primo capitolo. Il mondo, per Rossella Dragna, ha sempre avuto i confini della minuscola isola dove vive insieme alla sorella Tella e al potente e crudele padre. Se ha sopportato questi anni di forzato esilio è stato grazie al sogno di partecipare a Caraval, uno spettacolo itinerante, misterioso quanto leggendario, in cui il pubblico partecipa attivamente. Purtroppo l'imminente combinato matrimonio a cui il padre la sta costringendo significa la rinuncia anche a quella possibilità di fuga. E invece Rossella riceve il tanto desiderato invito e, con l'aiuto di un misterioso marinaio, insieme a Tella fugge dall'isola e dal suo destino. Appena arrivati a Caraval, però, Tella viene rapita da Legend, il direttore dello spettacolo che nessuno ha mai incontrato. Rossella scopre in fretta che l'edizione di Caraval che sta per iniziare ruota intorno alla sorella e che ritrovarla è lo scopo ultimo del gioco, non solo suo, ma di tutti i fortunati partecipanti. Ciò che accade in Caraval sono trucchi ed illusioni, questo ha sempre sentito dire Rossella. Eppure, sogno e veglia iniziano a confondersi e negare la magia diventa impossibile. Ma che sia realtà o finzione poco conta, Rossella ha 5 notti per ritrovare Tella e intanto deve evitare di innescare un pericoloso effetto domino che la porterebbe a perdere Tella per sempre. Questa è la trama generale del romanzo, c'è anche una mappa che io vi metterò qua così capite com'è è stato ideato il mondo di Caraval. Io direi di iniziare subito con il primo capitolo. Parte prima l'isola di Trisda. Ci vollero 7 anni per scrivere la lettera giusta. Anno 50, dinastie Lantine. Gentile signor mastro di Caraval, mi chiamo Rossella, ma scrivo questa lettera per mia sorella, Donatella. Presto sarà il suo compleanno e le piacerebbe moltissimo vedervi esibire insieme ai vostri formidabili artisti di Caraval. Il suo compleanno cade il 37 di Germoglia e sarebbe il compleanno più meraviglioso di sempre se veniste. Saluti speranzosi, Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Anno 51, dinastie Lantine. Gentil signor Mastro Caraval, sono ancora Rossella. Avete ricevuto la mia lettera? Quest'anno mia sorella sostiene di essere troppo grande per festeggiare il compleanno, ma penso che sia solo triste perché non siete mai venuti a Trisda. Nella prossima germoglia compierà 10 anni e io ne avrò 11. Non lo vuole ammettere, ma le piacerebbe ancora moltissimo vedervi insieme ai fantastici artisti di Caraval. Saluti speranzosi, Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Anno 52, dinastie Lantine. Gentile Mastro Legend di Caraval, vi chiedo scusa per aver sbagliato il vostro nome nelle lettere precedenti. Spero non sia questo il motivo per cui non siete venuto a Trisda. Il compleanno della mia sorellina non era l'unica ragione per cui vi ho chiesto di portare qui i formidabili artisti di Caraval. L'altro è che piacerebbe tanto anche a me. Mi scuso se questa lettera è breve, ma mio padre si arrabbierebbe se scoprisse che vi scrivo. Saluti speranzosi, Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Anno 52, dinastie Lantine. Gentile Mastro Legend di Caraval, ho appena preso la notizia e volevo porgervi le mie condoglianze. Anche se non siete ancora venuto a Trisda, ne avete risposto alle mie lettere. So che non siete un assassino. Mi dispiace tanto sapere che per un po' non potrete viaggiare. Cordiali saluti, Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Anno 55, dinastie Lantine. Gentile Mastro Legend, vi ricordate di me? Sono Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Sono passati diversi anni da quando vi ho scritto. Ho sentito dire che voi e i vostri artisti avete ripreso a esibirvi.
Mia sorella mi ha detto che non tornate mai nello stesso luogo, ma sono cambiate tante cose da quando siete venuti qui 50 anni fa. Posso garantirvi che non c'è nessuno che voglia assistere a un vostro spettacolo più di me. Saluti speranzosi, Rossella. Anno 56, dinastia Lantine. Gentile Mastro Legend, ho saputo che l'anno scorso siete stato nella capitale dell'impero meridionale e avete cambiato il colore del cielo. È vero? Ho cercato in tutti i modi di venire con mia sorella, ma non potevamo lasciare Trisda. A volte penso che non uscirò mai dalle isole conquistate. Credo sia per questo che desideravo tanto che veniste qui con i vostri artisti. Probabilmente che sia inutile insistere, ma spero con tutto il cuore che prenderete in considerazione l'idea di venire. Saluti speranzosi, Rossella, dell'isola conquistata di Trisda. Anno 57, dinastia Lantine. Gentile Mastro Legend, questa è la mia ultima lettera. Presto mi sposerò, quindi sarà meglio che voi e i vostri artisti non veniate a Trisda quest'anno. Rossella Dragna. Anno 57, dinastia Elantine. Cara Rossella Dragna, dell'isola conquistata di Trisda, auguri per le nozze imminenti. Mi dispiace di non poter venire a Trisda con i miei artisti, ma quest'anno non ci sposteremo. La nostra prossima esibizione sarà soltanto su invito. Spero di vederti presto insieme al tuo fidanzato, se mai trovaste il modo di lasciare l'isola e unirvi a noi. Troverai accluso il mio regalo, dalla penna di Mastro Legend di Caraval. I sentimenti di Rossella assunsero colori ancora più intensi del solito. Il rosso vivo delle braccia ardenti, il verde avido di nuovi steli d'erba, il giallo frenetico delle piume di un uccello che batte le ali. Alla fine aveva risposto. Lesse la lettera ancora e ancora e ancora. I suoi occhi si soffermarono su ogni nitido tratto d'inchiostro, su ogni curva del sigillo argentato di cera lacca del Mastro di Caraval. Un sole con dentro una stella e una lacrima dentro la stella. Sui foglietti inclusi era impresso lo stesso sigillo in filigrana. Non era uno scherzo. Donatella! Rossella si precipitò giù per le scale della cantina in cerca della sorella. Il familiare profumo di melassa e quercia le pervase le narici, ma quella furfante della sorella non si vedeva da nessuna parte. Tella, dove sei? Le lampade a olio proiettavano una luce ambrata sulle bottiglie di rum e sulle botti di legno appena riempite. D'un tratto, Rossella udì un gemito e respiri pesanti. Dopo l'ultima lite con il padre, Tella aveva probabilmente alzato il gomito e ora se ne andava da qualche parte a sonnecchiare sul pavimento. Dona! L'altra metà del nome della sorella le morì in gola. Ciao, Sella! Tella le rivolse un sorriso impacciato, tutto denti bianchi e labbra gonfie. I boccoli biondo miele erano spettinati e lo scialle gli era caduto in terra. Tuttavia fu la vista del giovane marinaio con le mani che cingevano la vita di Tella che indusse Rossella a balbettare. Ho interrotto qualcosa? Nulla che non si possa ricominciare. Il marinaio parlò con l'accento cadenzato tipico dell'impero meridionale, dal suono più dolce rispetto ai dialetti aspri dell'impero di mezzo cui era abituata. Tella ridacchiò, ma ebbe almeno la decenza di arrossire. Sella, conosci Julian, vero? Mi fa piacere vederti, Rossella. Julian sorrise, amabile e seducente come una zona d'ombra intorrida. Rossella sapeva che la risposta più educata sarebbe stata qualcosa come anche a me, ma riusciva a pensare soltanto alle mani del giovane che, ancora strette intorno alle sottane pervinche di Tella, giocherellavano con i fiocchi del sellino, quasi fosse un pacchetto che non vedeva l'ora di scartare. Julian era arrivato sull'isola di Trisda all'incirca da un mese. Quando era sbarcato dalla nave, alto e affascinante con la sua pelle scura dai riflessi dorati, aveva attirato quasi tutti gli sguardi delle donne su di sé. Persino Rossella si era voltata un attimo ad ammirarlo, ma non era stata così sprovveduta da indugiare oltre. «Tella, ti dispiacerebbe venire con me un attimo?» Rossella rivolse a Julian un cenno cortese, ma non appena si furono allontanate, nel labirinto di botti, quel tanto da non farsi udire, esclamò «Che cosa stai facendo?» «Sella, ti stai per sposare. Pensavo fosse al corrente di cosa succede tra un uomo e una donna». Tella le diede un colpetto scherzoso sulla spalla. «Non è quello che intendo, lo sai che cosa succederebbe se nostro padre ti scoprisse? Motivo per cui non ho intenzione di farmi scoprire». «Per favore, sii seria», disse Rossella. «Sono seria. Se nostro padre ci sorprende, troverò un modo per dare la colpa a te». Tella le scoccò un sorriso acido. «Ma non credo tu sia venuta qua giù per parlare di questo». I suoi occhi caddero sulla lettera che Rossella teneva in mano. La fievole luce di una lanterna illuminò i bordi metallici del foglio, facendoli risplendere d'oro. Il colore della magia, dei desideri e delle promesse future. L'indirizzo sulla busta brillò del medesimo scintillio. Signorina Rossella Dragna, presso il confessionale dei sacerdoti, Trisda, isole conquistate dell'impero di mezzo. Tella sgranò gli occhi posando lo sguardo sul testo che risplendeva. Gli erano sempre piaciute le cose belle, come il giovane che la stava ancora aspettando dietro le botti. Spesso, se Rossella smarriva uno dei suoi oggetti preziosi, lo ritrovava nascosto in camera di sua sorella. Tuttavia Tella non prese la lettera, le sue mani rimasero ferme lungo i fianchi, come se non volesse avere niente a che fare con la missiva. «È un'altra lettera del conte?» aveva pronunciato il titolo con disprezzo,
come se quell'uomo fosse il diavolo incarnato. Rossella avrebbe voluto difendere il suo futuro sposo, ma la sorella aveva già espresso chiaramente il suo pensiero sul loro fidanzamento. Non le importava che i matrimoni combinati fossero in voga nel resto dell'impero di mezzo, o che per mesi il conte avesse inviato a Rossella una sfilza di lettere sdolcinate. Tella si rifiutava di capire come la sorella potesse sposare qualcuno mai conosciuto di persona, eppure il matrimonio con un uomo che non aveva mai visto non spaventava Rossella quanto l'idea di rimanere trista. «Bene», proseguì Tella, «hai intenzione di dirmi cos'è?» «Non è del conte», rispose Rossella sottovoce per non farsi sentire dall'amico di Tella. «È del mastro di Caraval». «Ti ha risposto?» Tella afferrò la lettera. «Per i denti di Dio!» «Shh!» Rossella spinse la sorella dietro le botti. «Qualcuno potrebbe sentirti!» «Non posso nemmeno rallegrarmi ora?» Tella estrasse i 3 biglietti nascosti nell'invito. La luce della lampada illuminò i sigilli in filigrana. Per un attimo brillarono, dorati come i bordi della lettera, prima di assumere una minacciosa sfumatura rosso sangue. «Hai visto?» Tella trasalì quando un vortice di lettere argentate si materializzò su uno dei biglietti, formando lentamente le parole. «Un ingresso, Donatella Dragna, delle isole conquistate». Il nome di Rossella apparve sull'altro. Il terzo recitava solo «Un ingresso». Come sugli altri inviti, seguiva il nome di un'isola di cui non aveva mai sentito parlare. Isla de los Sueños. Rossella immaginò che l'invito senza nome fosse per il suo fidanzato e per un momento pensò quanto sarebbe stato romantico vivere l'esperienza di Caraval con lui, una volta sposati. «Oh, guarda, c'è qualcos'altro!» squittì Tella, mentre le altre parole comparivano sui biglietti. «Da usare una sola volta per l'ingresso a Caraval. I cancelli principali chiudono mezzanotte, il giorno 13 di germoglia dell'anno 57 della dinastia Elantine. Chiunque arrivi in ritardo non potrà partecipare al gioco né vincere il premio di quest'anno, che ha un desiderio». «Mancano solo 3 giorni», disse Rossella. I colori vividi che aveva percepito poco prima tornarono alle solite, monotone sfumature di grigio per la delusione. Era stata un'ingenua pensare, anche solo per un istante, di poterci andare. Forse, se fosse stato 3 mesi più avanti, o almeno 3 settimane, insomma, in qualsiasi altro momento dopo il matrimonio, avrebbe avuto una speranza. Suo padre le aveva nascosto la data precisa delle nozze, ma lei sapeva che non si sarebbero svolte in 3 giorni. Partire prima sarebbe stato impossibile e troppo rischioso. «Ma guarda il premio di quest'anno», disse Tella, «un desiderio». «Pensavo che non credessi ai desideri». «E io pensavo di vederti più felice», ribatté Tella. «Sai che le persone ucciderebbero per mettere le mani su questi inviti?» «Hai letto la parte in cui dice che dobbiamo lasciare l'isola?» Per quanto Rossella avesse un gran desiderio di andare a Caraval, doveva sposarsi a tutti i costi. «Per farcela in 3 giorni, dovremmo partire domani. Perché pensi che io sia così entusiasta?» Lo scintillio negli occhi di Tella si fece ancora più intenso. Quando era felice tutto il mondo risplendeva e Rossella avrebbe voluto farsi contagiare da quella luce e accettare qualunque volontà della sorella. Tuttavia aveva imparato fin troppo bene quanto fosse pericoloso sperare in qualcosa di tanto illusorio come un desiderio. La voce di Rossella si fece tagliente. Benché detestasse rovinare la gioia di Tella, era meglio che lo facesse lei anziché qualcuno capace di distruggere ben altro. «Ti sei forse bevuta tutto il rum della cantina? Hai dimenticato cosa ha fatto nostro padre l'ultima volta che abbiamo provato ad andarcene da Trisda?» Tella trasalì. Per un attimo parve la ragazza fragile che fingeva ogni costo di non essere. Poi, con la stessa rapidità, la sua espressione cambiò di nuovo. Le labbra rosa tornarono a curvarsi in un sorriso e lo sguardo avvilito si illuminò di tenacia. «È successo 2 anni fa. Adesso siamo più astute». «Abbiamo anche più cose da perdere», insiste Rossella. Era stato più facile per Tella dimenticare quanto era successo quando avevano cercato di andare a Caraval in passato. Rossella non le aveva mai raccontato per intero quello che il padre aveva fatto per punirle. Non voleva che sua sorella vivesse con la paura sempre addosso, guardandosi alle spalle in continuazione, che sapesse ciò di cui era capace il padre, atti ben peggiori delle sue solite punizioni. «Non dirmi che hai paura che andare a Caraval possa compromettere il tuo matrimonio». Tella strinse più forte i biglietti. «Basta», Rossella se le riprese, «finirai per stropicciare i bordi». «E tu stai evitando la mia domanda, Rossella. C'entra il tuo matrimonio?» «Certo che no. C'entra il fatto che non possiamo lasciare l'isola domani. Non sappiamo nemmeno dove sia questo posto. Non ne hai mai sentito parlare dell'isla de los Sueños, ma so che non fa parte delle isole conquistate». «Io so dov'è». Julian sbucò da dietro alcune botte di rum, mostrando il sorriso di chi non aveva alcuna intenzione di scusarsi per aver origliato una conversazione personale. «Sono affari che non ti riguardano», Rossella gli fece cenno di andarsene. Julian la guardò accigliato, come se non fosse mai stato respinto da una ragazza. «Sto solo cercando di aiutarvi. Non avete mai sentito parlare di quest'isola perché non appartiene all'impero di mezzo. Non è sotto la giurisdizione di nessuno dei 5 imperi. Isla de los Sueños è l'isola privata di Legend.
Si trova ad appena 2 giorni di viaggio da qui e se volete andarci vi posso portare di nascosto con la mia nave, a una condizione. Julian adocchiò il terzo biglietto e ammiccò da sotto le folte ciglia che orlavano i suoi occhi nocciola chiaro, che sembravano fatti apposta per convincere le ragazze ad alzare le sottane e aprire le braccia. A Rossella tornarono in mente le parole di Tella. C'erano persone che avrebbero ucciso per i biglietti. Julian poteva anche avere un aspetto affascinante, ma aveva anche l'accento del sud, e tutti sapevano che l'impero meridionale era un regno di fuorilegge. No, disse Rossella, è troppo pericoloso se ci scoprono. Tutto quello che facciamo è pericoloso. Avremmo problemi anche se ci scoprissero qua giù con un ragazzo, disse Tella. Julian parve offeso nel sentirsi definire un ragazzo, ma Tella proseguì senza dargli modo di obiettare. Niente di quello che facciamo è prudente, ma stavolta vale la pena rischiare. È tutta la vita che aspetti questa occasione. Hai espresso il desiderio ogni volta che vedevi una stella cadente. Hai sperato che ogni nave che entrava in porto fosse quella magica che trasportava i misteriosi artisti di Caraval. Tu lo vuoi più di me. Qualsiasi cosa tu abbia sentito raccontare di Caraval non è paragonabile alla realtà. È molto di più di un semplice gioco di uno spettacolo. È quanto di più vicino alla magia esista questo mondo. Le parole della nonna risuonarono nelle orecchie di Rostella mentre guardava i biglietti che aveva in mano. Le storie di Caraval che adorava da bambina non le erano mai sembrate tanto reali come in quel momento. Rossella vedeva sempre sprazzi di colore associati alle emozioni più intense e per un istante uno struggimento giallo-oro si infiammò dentro di lei. Immaginò come sarebbe stato raggiungere l'isola privata di Legend, partecipare al gioco e vincere il desiderio. Libertà, scelte, prodigi, magia. Una bellissima ma ridicola fantasia. Meglio lasciare le cose come erano. I desideri erano reali quanto gli unicorni. Quando era piccola, Rossella aveva creduto alle storie sulla magia di Caraval che le aveva raccontato la nonna. Tuttavia, crescendo, si era lasciata alle spalle quelle fiabe. Non aveva trovato prove dell'esistenza della magia. Ora sembrava molto più plausibile che le storie della nonna fossero esagerazioni di una vecchia. Sebbene avesse ancora una voglia immensa di provare lo splendore di Caraval, non era così ingenua da credere che la magia le avrebbe cambiato la vita. L'unica persona in grado di offrire una vita diversa alle due sorelle era il fidanzato di Rossella, il conte. Ora, che non erano più esposte alla luce della lampada, le scritte sui biglietti erano svanite e i fogli di carta erano tornati anonimi. Tella, non possiamo, è troppo rischioso. Se proviamo a lasciare l'isola... Rossella si interruppe nell'udire la scala della cantina che scricchiolava. Seguirono i passi pesanti di almeno 3 paia di stivali. Rossella scoccò un'occhiata terrorizzata alla sorella. Tella imprecò i denti e fece subito segno a Julian di nascondersi. Non disturbarti a scomparire per colpa mia. Il governatore Dragna finì di scendere le scale. Il profumo eccessivo che impregnava i suoi abiti coprì gli aromi pungenti della cantina. Rossella si affrettò a infilare i biglietti nella tasca del vestito. 3 guardie seguivano il padre. Non credo che ci conosciamo, ignorò le figlie. Il governatore Dragna tese una mano a Julian. Aveva guanti color prugna, la tonalità dei lividi e del potere. Per fortuna li indossava ancora, in quanto ritratto perfetto della civiltà, il governatore Dragna amava vestire in maniera impeccabile. Quel giorno portava una redingote nera di taglio sartoriale e un gilet a righe viola. Sui 45 anni non aveva lasciato che il suo corpo ingrassasse come accadeva agli altri uomini. Sempre attento ai dettami della moda, portava i capelli biondi legati da un nastro nero e vantava sopracciglia e un pizzetto biondo scuro perfettamente curati. Julian superava il governatore in statura. Eppure questi diede l'impressione di risquadrarlo dall'alto in basso. Rossella si accorse che il padre stava studiando il cappotto marrone rattoppato del marinaio e i suoi pantaloni alla zuava, infilati nei colori stivali al ginocchio. Julian non esitò un istante a porgere al governatore la mano senza guanto, il che la diceva lunga sulla sua sicurezza. Piacere di conoscervi, signore. Julian Marrero. Governatore Marcello Dragna. I due si diedero una stretta. Quando Julian provò a staccarsi, il governatore non mollò la presa. Julian, non sei di quest'isola, vero? Questa volta Julian esitò. No, signore, sono un marinaio, primo ufficiale dell'Abeso Dorado. Quindi sei soltanto di passaggio? Il governatore sorrise. Da queste parti ci piacciono i marinai, aiutano la nostra economia. La gente è disposta a pagare molto per attraccare qui e spende ancora di più mentre è a terra. Ora dimmi, cosa ne pensi del mio rum? Fece un gesto con la mano libera indicando la cantina. Immagino fosse il rum che stavi assaggiando qua giù. Vedendo che Julian non rispondeva, il governatore lo incalzò. Non era di tuo gradimento? No, signore, volevo dire sì, signore, si corresse Julian. Tutto quello che ho assaggiato è molto buono. Comprese le mie figlie? Rossella si irrigidì. Posso sentire dal tuo fiato che non hai bevuto nemmeno un goccio di rum, proseguì il governatore Dragna. E so che non eravate qua giù a giocare a carte o a pregare. Perciò dimmi, quale delle mie figlie stavi assaggiando? Oh no, signore, vi sbagliate? Julian scosse la testa, gli occhi spalancati come a dire che non avrebbe mai fatto una cosa tanto disonorevole.
Era Rossella, si intromise Tella. Sono scesa giù e li ho colti sul fatto. No, Rossella maledisse l'incoscienza della sorella. Padre sta mentendo, era Tella, non io. Sono io che ho sorpreso loro. Il viso di Tella avvampò. Rossella, non mentire, peggiorerei soltanto la situazione. Non sto mentendo, padre, era Tella. Pensi davvero che avrei fatto una cosa del genere a poche settimane dal mio matrimonio? Padre, non darle ascolto, la interruppe Tella. L'ho sentita dire che l'avrebbe aiutata a calmare i nervi prima delle nozze. È un'altra bugia! Basta! Il governatore si girò verso Julian, che aveva ancora la mano nuda stretta nella morsa del profumato guanto color prugna. Le mie figlie hanno la pessima abitudine di essere disoneste, ma sono sicuro che tu sarai più collaborativo. Ora dimmi, giovanotto, con quale delle mie figlie eri qui sotto? Ci deve essere uno sbaglio. Io non sbaglio mai, lo interruppe il governatore Dragna. Ti do un'altra possibilità per dirmi la verità. Altrimenti... Le guardie del governatore fecero un passo avanti. Julian lanciò uno sguardo a Tella. Lei scosse il capo e mimò con la bocca il nome di Rossella. Rossella provò ad attirare l'attenzione di Julian, a comunicargli che stava per commettere un gravissimo errore, ma lesse una feroce determinazione sul volto del marinaio un attimo prima che rispondesse: era Rossella. Ragazzo incosciente, senza dubbio era convinto di fare un favore a Tella, quando in realtà era l'esatto contrario. Il governatore liberò la mano di Julian e si sfilò i guanti profumati. «Ti avevo avvertita», disse Rossella. «Lo sai cosa succede quando disobbedisci?» «Padre, per favore, è stato solo un bacio fugace!» Rossella tentò di mettersi davanti a Tella, ma una guardia l'afferrò per i gomiti e le tirò le braccia dietro la schiena, spingendola verso le botti mentre lei si divincolava per proteggere la sorella. Perché non sarebbe stata punita Rossella per quella trasgressione. Ogni volta che Rossella o Donatella disobbedivano, il governatore Dragna infliggeva una punizione terribile all'altra. Alla mano destra il governatore portava due grandi anelli, una ametista di taglio carré e un diamante viola appuntito. Li girò entrambi intorno alle dita, poi tirò indietro la mano e colpì Tella in pieno viso. «Non farlo, sono io che mento!» gridò d'impulso Rossella, pur sapendo che non avrebbe dovuto farlo. Il padre colpì Tella un'altra volta. «Per aver mentito», disse. Il secondo schiaffo più forte del precedente. Tella cadde in ginocchio, mentre il sangue le scorreva sulla guancia. Soddisfatto, il governatore fece un passo indietro e si pulì la mano insanguinata sulla tunica di una guardia. Poi si girò verso Rossella. In qualche modo sembrava più alto di prima, mentre la ragazza aveva l'impressione di essere rimpicciolita. Non c'era cosa peggiore per lei che vedere il padre mentre colpiva la sorella. «Non deludermi più». «Scusami, padre, ho commesso uno stupido errore». Era la cosa più vera che avesse detto in tutta la mattina. Poteva non essere stata assaggiata da Julian, ma ancora una volta aveva fallito nel tentativo di proteggere la sorella. Non si ripeterà. Lo spero bene. Il governatore si infilò di nuovo i guanti, poi trasse da una tasca della redingot una lettera chiusa. Probabilmente non dovrei dartela, ma forse ti ricorderà tutto quello che hai da perdere. Il tuo matrimonio si terrà tra 10 giorni, alla fine della prossima settimana, il 20. Se qualcosa andrà storto, allora non sarà soltanto la faccia di tua sorella sanguinare. E così finiamo il primo capitolo di Caraval. Devo dire che l'ho letto per la prima volta insieme a voi e mi fa impazzire. È stato qualcosa di bellissimo. Già odio il padre di Tella e Rossella. E nulla, fatemi sapere voi come avete trovato questo primo capitolo di Caraval, se lo avete già letto, se continuerete a leggerlo e insomma ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!